Sì, alla sinergia, no, alla fusione. È il distinguo del candidato del centrodestra alla presidenza della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, sollecitato sul tema della nuova Pescara. De Martinis, sindaco di Montesilvano, ha illustrato gli obiettivi della propria candidatura insieme al presidente uscente Antonio Zaffiri e ai coordinatori provinciali dei partiti che compongono il centrodestra. Da dove si comincia e con chi? Allora, intanto si comincia dal ringraziare tutte le forze di centrodestra che hanno scelto me quale candidato presidente. Per quello che riguarda il lavoro che ci sarà da svolgere, si partirà sicuramente da una precedente amministrazione che ha ben lavorato, da dei progetti da portare avanti sul territorio, con la consapevolezza che rispetto a qualche tempo fa dovranno arrivare sul territorio provinciale, come del resto su tutto il territorio nazionale, dei fondi, soprattutto quelli legati al PNRR, che potranno aiutare in questo. Ecco, io ritengo che si debba partire soprattutto da questa progettualità, da progetti per farci trovare pronti a questa grande sfida, che è quella di intercettare questi fondi e spenderli bene sul territorio per renderlo il più ricco possibile e il più funzionale possibile. Troveranno in me e in tutta la squadra di governo una persona pronta a infondere ogni energia per risolvere i problemi dettati da opere pubbliche incompiute, da opere pubbliche che mancano, ma anche da azioni volte a dare una sicurezza e un decoro alle scuole. Oggi la provincia ha diverse difficoltà dettate proprio dal ruolo che insomma in passato la Delrio ha in qualche modo destinato alle province. Però c'è da parte del governo una rivisitazione di quella che è l'oggi delle province e ci auguriamo che questa riforma possa restituire appunto alla provincia una centralità, un'importanza tale da poter portare avanti un'azione sul territorio molto più concreta. Benché qualcuno mi ritenga contrario alla sinergia territoriale, io ritengo invece che la sinergia territoriale sia molto importante. L'unica cosa che in qualche modo vedo in maniera diversa è che il fatto che questa sinergia non debba per forza di cose cancellare delle realtà come insomma la fusione vuole, ma che questa sinergia si possa portare avanti mantenendo tutta la realtà. È semplicemente questo il punto di vista che in qualche modo appunto mi vede diciamo contrario a questo progetto di fusione.